Bentornati e rispettando la parola data, vediamo l'ultima parte dell'intervista a Paolo Ferraresi, amministratore delegato di Ninivirta Trasporti SPA, che praticamente si è confessato, tra virgolette, con Electric Motor News e vedrete che in qualche momento dell'intervista dice è una questione di fede. Vediamo. Ecco, in conferenza stampa le ho fatto una domanda, mi è piaciuta molto la sua risposta. La domanda consisteva in, la ripeto, qual è il punto di pareggio? Considerando quello che è stato investito nell'acquisto del camion e considerando quello che si risparmia sia in combustibile alla pari di un camion uguale diesel e anche per quanto riguarda quello che si risparmia in manutenzione, che come sappiamo i veicoli elettrici sono di ridotta manutenzione. Quasi privi di manutenzione, Esatto. quasi. Quanto, La punto di pareggio è la risposta che ha dato? risposta che le ho dato, la ripeto, è una questione di fede, perché è difficile estrapolare oggi senza avere alle spalle un periodo di gestione in Italia di un camion elettrico. Perché? Perché tutti i parametri ai quali si può attingere possono essere olandesi, tedeschi o inglesi, dove l'energia elettrica ha altri costi rispetto a quella italiana, che è una delle più onerose che esista non solo in Europa ma forse al mondo. È vero che anche come gasolio non siamo messi male, cioè anche lì siamo messi piuttosto bene. Diciamo che il maggior vantaggio si ha appunto nella bassissima manutenzione che il mezzo ha bisogno, nella riduzione proprio della vetustità del mezzo, perché il mezzo, non essendo sottoposto alle vibrazioni del classico camion a motore termico, non ha quel consumo proprio di struttura che il camion termico invece ha. Di conseguenza noi contiamo sul fatto di poterlo utilizzare almeno per 10 anni, anche perché la casa costruttrice ci dà 5 anni di garanzia e 2000 cicli di ricarica, considerando di effettuare circa 250-260 cicli di ricarica all'anno, tanti sono i giorni di lavoro, pensiamo che queste batterie noi le cambieremo fra 8 anni. Il decadimento della batteria è previsto nei primi 5 anni da 100 a 80%. Vista la percorrenza che abbiamo oggi a batteria nuova, con un carico medio intorno alle 3 tonnellate, 3 tonnellate e mezzo, che è quello che praticamente noi portiamo in giro, essendo abbigliamento e comunque collegato al settore dell'abbigliamento, riteniamo di poter avere un'economia di gestione pari al 20% rispetto a quello che costa oggi un camion elettrico, un camion a motore termico. Sono tanti soldi da buttarci dentro, bisogna buttarglieli subito, perché queste società che producono camion elettrici sono costantemente con l'acqua alla gola e ti danno il mezzo, come si può dire, fammi vedere, ecco, o cash o non se ne parla. Come dicevo, ci abbiamo creduto, è un atto di fede. Se sarà più conveniente del motore termico, io ne sono convinto. Non sono convinto che sia una convenienza stratosferica, una convenienza, come dicevo prima, limitata al 20%, però negli anni comunque avrò un ritorno dell'investimento fra gli 8 e i 10 anni in linea di principio. Personalmente, dalla mia esperienza di 20 anni di veicoli elettrici, non essendo un tecnico, credo sia conveniente non soltanto a livello economico, anche a livello economico, ma anche a livello di immagine dell'azienda, perché sicuramente fare delle consegne con veicoli elettrici non è da tutti ed è un buon passport per l'ambiente. Questo è un punto di partenza o un punto d'arrivo? Nel senso, sono previsti, naturalmente non domani mattina, ma altri tipi di investimenti in questo senso, o è un po' da valutare come andrà questo e poi si vedrà. Ma diciamo che questa è l'esperienza che ci vogliamo fare, ma l'esperienza serve per poi andare oltre, cioè andare avanti. Obiettivamente su Milano, in questo momento, così come stanno le cose, come abbiamo oggi il lavoro strutturato su Milano, dovrebbe bastare avanzare, potendo entrare più volte nell'area centro anche senza limitazioni di orario. Però, per esempio, esistono altre città come Verona, come Venezia, come Vicenza, come Padova, che hanno
già richiesta di veicoli elettrici per il trasporto merci e noi anche lì ci possiamo posizionare, lì abbiamo già del lavoro che potremmo eventualmente gestire con il numero 2, il numero 3, il numero 4, il numero 5. A Roma, Roma è un'altra città dove l'orografia non ci è molto amica perché abbiamo i famosi sette colli, eccetera. Però Roma ha una capacità di assorbimento, intendo dire, della novità e della tipologia di mezzo che sicuramente altre piccole città magari non possono, se non voglio parlare male di Parma, di Reggio Emilia, eccetera, ma sono problemi più pressanti a Roma che non in queste altre città. No, non sarà il primo e l'unico, sarà il primo di una serie. Complimenti ancora e grazie. Grazie a lei.